I ragazzi hanno dato tutto quello che c'era da dare, abbiamo lavorato bene in settimana, i concetti che abbiamo preparato li ho visti fare. Dispiace per i gol presi perché si poteva evitarli, però io capisco benissimo la paura di non... È da un po' che non riuscivano a vincere e magari la paura ti può condizionare. Poi c'era il vento, abbiamo avuto delle occasioni importanti, anche l'ultima con Fusco che si poteva vincere. Però va bene così, cioè, a me mi interessano i concetti, e i ragazzi stanno seguendo per una crescita molto importante, perché il loro sogno deve essere quello di giocare in Serie A con la Salernitana. Io farò di tutto con loro, ovviamente, per cercare di migliorarli e innanzitutto raddrizzare questa classifica che era ed è ancora deficitaria. Oggi siamo stati bravissimi nel non far giocare gli avversari e forse troppo frenetici nelle ripartenze, ma è normale perché questi ragazzi, sai, quando vieni da... che non vince da un po' di tempo, la paura ce l'hai sempre. E poi ripeto, il vento non ha dato vantaggio a noi perché abbiamo sbagliato sempre nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta. Io sono convinto che quando un allenatore vede uno spirito così battagliero dei propri ragazzi è orgoglioso e da questo si riparte da questo. Adesso andremo a Benevento e vediamo di fare un'altra prestazione, ma sempre per i punti, perché ormai loro devono capire che siamo grandi. Cioè, la primavera per me, io ormai l'ho fatta da 15 anni fa all'Udinese, però lo spirito è questo, cioè, bisogna giocare per la classifica, perché poi se l'anno dopo vanno in prima squadra non basta solo giocare bene, cioè, non conta giocare bene o giocare male, contano i punti. Perciò loro oggi hanno dimostrato, anche vedendo i risultati delle squadre nostre che stanno più o meno dietro o pari punti, oggi abbiamo preso un punto a tutti, perciò va bene così, continuiamo così.